Qua dove siamo? Non sono delle mie, esatto. Questo è il cappello. Ah, quello è l'obitorio. C'è anche l'obitorio. Ma si riesce ad andare? Si può entrare a distanza dalle finestre. O comunque se riusciamo a uscire da qua, ma senza rovi, i letti di marmo che facevano, dove vestivano i morti, dove facevano magari qualche operazione, non lo so. Magari il medico legale. Sì. Qua ancora ci sono alcuni comodini. Lui era là sopra quando abbiamo fatto domande. E questa è quella che hai messo là. Sì, sì, era là. Questa è la cappella, quello era la stanza del prete. E qua c'è la posta del professionale. Sempre in condizioni di luminosità estremamente bassa per non stressare la pupilla, perché si può rimanere leggermente abbagliati dalla doccia che incrocia lo sguardo, quindi di là la restringi, l'occhio si stressa. Siccome tutto ha una radiazione e questi fenomeni spesso sono dei baglioni, se io ho troppa luce non riesco a vederlo. Non è vero che i fenomeni avvengono soltanto la notte, avvengono tutto il giorno, ma di giorno con quella luce non riuscirei a percepire, a vedere niente. Come le stelle, praticamente. Esatto. Quindi è meglio tenere una sola torcia. Adesso possiamo utilizzare le apparecchiature da GX, di conseguenza anche al buio riusciamo a rilevare qualcosa. L'ultima indagine che abbiamo fatto qui, qualcosa era dietro di me che mi ha toccato. Mi sono innervosito, ho detto una cattiva parola, si sono accesi tutti i lampadori, dietro di me c'era una sagoma tondeggiante nera e la termocamera ha rilevato una temperatura all'incirca di 10 gradi qui e qualche sagoma accanto a me. Quindi temperature più basse quando si verifica? Sì, ovviamente molte persone ci vengono a dire vabbè ma è un giocattolino, non è preciso. Sì, è vero. Magari la temperatura rilevata non è di 14 gradi, ma sarà di più, sarà di meno. Quindi non è preciso la rilevazione della temperatura, però ha rilevato una temperatura e un qualcosa diverso rispetto al dove non ci doveva essere. Però c'è da dire quello che quelli dipende anche dalla distanza, nel senso se io l'attacco sul corpo misurerà 35 gradi, se mi metto là sotto a rilevarlo ne misura 20, certo, perché c'è comunque l'aria tra me e lui che è più fredda. Esatto. Il problema è, ho detto che accanto a me c'erano delle cose, qualcosa, che non ci doveva essere. Proviamo a fare qualcosa? Proviamo. Ok. Spengo la luce? Permesso. Spengo, vediamo se riusciamo a lasciare qualcosa soffuso giusto per riprendere. Sì. Ragazzi, in questo momento che strumenti avete voi? K2, ok. Sarebbe una sorta di gag. Comunque la registrazione anche audio la stiamo facendo con la telecamera, quindi quello diciamo prima, se dovessimo sentire qualcosa, poi ve lo facciamo sapere, ecco. Possiamo stabilire un contatto? C'è per caso qualche signora Concetta che tempo fa, insomma, per convenzione abbiamo chiamato signora Concetta? Quindi puoi darci un qualsiasi segnale? Ti puoi avvicinare? Allora, abbiamo bisogno di un contatto. Qualunque. Questi rumorini che si sentono dovrebbero essere il vento nel... Sì. Dai. Per fare foto. Sì, esatto. Sono quello dell'altra volta. Alto, aspetta. Non è il mio. Sì, è il mio, scusa. Non è in modalità. Tutto è estremamente calmo.
Tu, Robby? Zero. Puoi metterlo là sotto. Volete venire? Ciao. Come? Non c'è un lavoro là che c'è un altro. Fatto. Mi vado, andai lì, c'è qualcuno, se no non si vede. Lo devo fare per forza. C'è qualcuno, devo vedere solo in davanti del cazzo. Cioè, non dire dico c'è qualcuno, perché c'è un macello. E cazzo, questo non è vero. Ok, c'è qualcuno? Vuoi vedere sta domanda? Come la faccio? Dico, è inutile che mi fate gli effetti speciali che muovete le porte e basta. Cioè venite e basta, e stiamo per loro persone intelligenti, possiamo parlare tranquillamente. Quando mi sposti la porta e fai il rumorino alla film horror. La porta qual era questa? Questa di fronte a me è mezza sottile. Se è proprio aperta di poco. Potrebbe essere l'aria, no? Il vento ovviamente. Cioè sono tutte persone, tutte anime. Non ci sono abbastanza spifferi qui con correnti d'aria da poter spostare una volta. Quindi se l'avete spostata voi, gentilmente. Rifatelo. E col K2 là, Robby. Vuoi questo? E col K2 là. No, lui ne ha uno. Va bene, lo stesso. Esperto, Robby, lo accetto. E allora, la signora Concetta e il signor Filippo, insomma... C'è aria, c'è corrente. Apri la porta. Apri quella, no, quella là. Quella che si è socchiusa, apri. Piano piano, vediamo se si chiude solo. Là, se non sbaglio, c'è la porta aperta, no? La finestra, c'è la aperta. No, ci dovrebbe essere una finestra allora aperta là dentro. Questa qua, ragazzi, era la stanza. Se effettivamente... Com'è la corrente? Siamo... C'è la... è aperta qua. Sì, è aperta, lo so. Sì, sì. Però corrente... Però corrente c'è. Non più di tanto. No? No, per chiudere un po' di forza la devi fare. Questa qua, ragazzi, è la porta che si è aperta. Che si è aperta, che si è mossa. Vabbè, possiamo andare da pure parte a sto punto, dai. Chiudi. Vabbè, lascia la faccia. Se fai la parte. Necroscopia, cioè, dove effettuavano il tavolo, eccolo qua, operatorio, diciamo. Sì. Qui analizzavano forse. Sì, sì, non so, il congelatore se mettevano gli organi qua dentro, questa qua. Sì, sì. Pieno di mummie di gatti.
Giuseppe, dove stiamo andando ora? Reparto la segreteria. Reparto la segreteria quello vecchio, ti faccio passare però dallo scantinato. Perfetto. Qui è un muro, non si può andare più. Io ho fatto la registrazione del primo camion, quello proprio del 2011-12. L'ho fatta qua, questa finestra qua. Questa qua prima da qua, entra in quella stanza, solo da qua potevi entrare. Questa era la pizzeria per dire. L'entrata è questa qua? Sì, possiamo entrare. Ci scendiamo le prime scale e c'è il reparto dove ci sono le agende, le cose che okay. È bellino da vedere. Faccio strada io. E poi è rimasto tutto per com'era. Ci sono delle cose ma sono un po' vecchie. Qua sotto indagini? Niente, zero con totale però. Abbiamo fatto diverse volte indagini, provato a rilevare, ma tutto tace. Quindi nonostante sia un reparto psichiatria, uno potrebbe pensare sì, gente che non stava bene, niente. No, no, nulla, assolutamente. Le visite. Certo, proprio scritto così. Questo è un pochino più un labirinto, anche se sembra strazzato. Questo qua è il reparto di virologia. Sopra le malattie infettive. Allora, virologia troviamo, quindi questo. E l'ultimo è psichiatria. L'hanno fatto negli ultimi anni perché poi l'hanno cambiato. La psichiatria era quella in fondo di là. Allora, quali sono le malattie infettive? Qua ragazzi avete registrato... Sì, in questo momento proprio vicino al corridoio facendo delle domande mentre i cappotti si accendono le porte si sono chiuse tutte. Le porte si sono chiuse? Tutte quante. Allora, quindi io non c'ero quella sera però hanno detto che hanno fatto i video pure. Mi hanno chiamato subito di corsa, vieni. Là c'era la portiera, questo qua era... il meccanismo della pulsantiera che abbiamo fatto. Ok. Tipo faccio il sì. Questo era chiuso. Allora, l'hanno aperto forse se non quest'anno l'anno scorso. Per arrivare qua tu dovevi fare un altro giro, scendere sotto, risalire da un'altra scala e spuntavi là. Ah, e quella scala da dove spuntavi era un bagno in realtà. Quindi è una stanza nascosta. Te la faccio vedere. Qua mettiamolo anche quella di quelli terminali, sempre carcerati. Quindi qua qualcuno sicuramente c'è qua. Certo. Allora qua c'è da considerare che non c'è niente di murato, quindi è tutto aperto. Spifferi d'aria o... Certo. Loro mi hanno detto quella sera, a parte che eravamo d'estate, dico ma spifferi non ce n'erano. E comunque si sono chiuse queste porte qua taglia fuoco. Queste qua pesanti. Sì. Che poi in qualche modo loro vengono bloccate. Questa qua per esempio, quella l'ho fatto vedere.
a chiudere, lasciala andare. Non si chiude da sola. Quella sera ha detto che prima si è aperta un pochino e poi ha sbattuto questa. E poi loro ovviamente sono usciti perché non se la sono sentita. Mi hanno chiamato sapendo che io ero qua. Ho detto ragazzi, se ormai siete usciti è inutile che io risalgo, perché è un fenomeno che anche stesso non si ripete. Allora, attimone. Possiamo stare in silenzio e provare. In questo momento stiamo cercando di avere un contatto in questa zona dove si sono chiuse queste porte durante un'indagine di un anno fa, due anni fa. Evento che non si è mai più ripetuto. Abbiamo provato diverse volte a ritornare a fare indagini, a fare domande, però neanche K2 si accendeva. Quindi ora con l'occasione che ci siete voi, riproviamo. Tu stai facendo anche delle foto? Io faccio foto sempre, anche con un semplice telefono, perché non bisogna avere apparecchiature da miliardi di euro. Bastano semplici telefoni. Ogni foto che faccio ogni tanto una controllata gliela do per vedere se ci sono orbs, ombre, cose, poi le analizzo bene poi a casa ovviamente. Quindi allora prendi la luce, accenditi una luce, ce l'hai? Anche a distanza, dov'è? Io sto registrando su GoPro e sul telefono. Ok. Allora, buona compagnia. C'è qualcuno? Si vede tutto. È tutto su l'accantamento? Sì, in questo momento sì. E cosa c'è? Abbiamo beccato qualcosa? Si è acceso il K2? Sì. Ok. Va bene, sono orso, qualcosa del genere. E allora, giovanotti, dai! Stupiteci con effetti speciali o andate a cagare. Quindi? Questo è Giuseppe, ragazzi, vedete davanti a me. Comunque si vede la temperatura corporea è alta. Passate io un attimino la telecamera davanti se si vede qualcosa. Io ho sentito un rumorino qui, non penso che sia stata la suggestione per forza di loro. Io parto sempre dalla suggestione. Non... Perché non mi fa quel flash? Non mi ricordo il flash. Niente. Oh, scusa, sono stato. Allora, flash non c'è il flash, guarda. Aspetta. Senti, Che cosa fa? Non lo so. Che cosa sta succedendo? Dove c'è lui? Ti inquadra, dove ci sei tu sei nero. Oh. Perfetto. E allora questo già è un fenomeno. Ma non lo so se. No. Quando ci sono malfunzionamenti. No, col flash. Quando ci sono malfunzionamenti, gli strumenti elettronici sono nuova via. Di nuovo non me l'ha fatto. Perfetto. Questo è un contatto, Sergio. Significa che c'è un qualcosa qui che va a interferire. Va a interferire con il normale funzionamento degli strumenti. Quindi praticamente, ragazzi, cos'è successo? Ve lo spiego. Peppe sta facendo delle foto col telefono. Sì, sto facendo anche la prova con i modalità aerei. Se risponde il K2, infatti risponde se non c'è. Fondamentalmente. Okay. Praticamente dove c'ero io venivo. Sì, e poi dove c'è lui no. Dove c'è lui no. Dunque lo sto riprendendo anche con la telecamera termica.
scuro praticamente. Sì, no, tipo, l'unica chiara è venuta questa. Questa qua, Luca, era l'ultima che hai fatto? Sì, l'ultima che hai fatto. Allora riprovo di nuovo. Si era impallato il flash praticamente. Sì, allora riprovo di nuovo. Parlando in termine poco scientifico, poco tecnico. Ecco qua indiretto. Di nuovo. Viene un'ombra nera qua accanto, cioè viene una... flash si impalla. Flash che si impalla. Secondo te? Però l'ha scattato il flash, si vede? Dico, pure nella... nel video si vede. Allora, nell'ultima indagine che abbiamo svolto qui nella cappella abbiamo avuto i K2 che si accendevano. Sì, sì. La telecamera, Roberto si occupa di tenere gli strumenti sempre efficienti. La telecamera si è scaricata. Ora l'ho fatta giù. Con 3 batterie cariche. Ora è a posto. Ok. Sì, vabbè, ora sono un pochettino meno. La stessa cosa, cioè succede che queste interferenze elettromagnetiche non fanno funzionare gli strumenti. E allora lì pensiamo di essere davanti non a un fantasma, insomma, comunque davanti a un fenomeno intelligente che in qualche maniera riesce a interferire con la strumentazione e non vuole magari essere ripreso. Però poi succedono che si rilevano delle tracce audio e i registratori non hanno antenne ricetrasmittenti, quindi credo che siano microfoni piezoelettrici e sono in grado di rilevare soltanto lo spostamento dell'aria. Vengono praticamente dei suoni, dei rumori, delle voci e sono fenomeni fisici, spostamento dell'aria, la propagazione del suono avviene attraverso l'aria, non c'è atmosfera e il suono non si propaga. Che cosa sono questi suoni? Indagini in corso. Questi rumori, queste voci, indagini in corso. Abbiamo concluso questa esplorazione con i ragazzi del MOP, vi ringrazio tantissimo. Che dire, Peppe? Alla prossima, spero vi piaccia il video, iscrivetevi al canale, dei MAP, seguiteli sui social, Instagram, Facebook, YouTube, tutti quanti, possibili e immaginabili, e mi raccomando, se dovete fare esplorazioni, volete provare questa esperienza, diciamo, del, tra virgolette, paranormale, che non è normale, contattate i ragazzi, così potete organizzare tranquillamente, in sicurezza soprattutto, perché avete visto, diciamo, punti pericolosissimi, un'esplorazione qui a Messina. Messina in provincia e ben presto anche in Sicilia. Tutta la Sicilia. Al prossimo video ragazzi, grazie mille ragazzi. Ciao.